Bellissima la frase di Eleanor Roosevelt. Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono. Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 5 agosto. Il Milan ha pareggiato 0-0 con il Valencia, trofeo naranja numero 49, perdendo poi ai calci di rigore. L'errore di Krunic è stato decisivo, mentre non hanno mai sbagliato i giocatori del Valencia. Ma la rubrica si chiama Belle Pagelle, e le pagelle sono state veramente belle. Mi è piaciuto il Milan sul piano del fraseggio, sul piano del gioco, solito, il solito Milan, cioè dalla bella identità. E poi nei prossimi video pregheremmo fortemente la proprietà di cercare, se riuscisse, a questa squadra che gioca così bene, così organizzata, così con dei sincronismi così eleganti, mettesse un pochettino, ma lo sanno i dirigenti, un po' di qualità, sarebbe veramente una squadra molto competitiva in Italia, come forse lo è già, ma molto competitiva in Europa. Quando giochiamo con squadre straniere non sfiguriamo mai, direbbe sicuramente, penserebbe in cuor suo Stefano Pioli. Parlavo di belle pagelle e allora andiamo a esaminare queste pagelle. Mettiamo sullo stesso piano i due portieri, Mike Maignan e Tatarusano. Magari Tatarusano gli diamo 6 perché sui calci di rigore non è riuscito a intuirne uno, quasi sempre spiazzato. Nella unica parata, parliamo della partita dei 90 minuti, si è ben disimpegnato, una parata molto simile a quella di Mike Maignan nel primo tempo, e Mike Maignan molto sicuro anche nelle uscite, un 6,5 chiaro, però una vera e propria parata in due partite non, sinceramente non l'abbiamo vista perché è stato veramente poco impegnato. La prossima partita contro a Klagenfurt, contro il Real Madrid, dirà ancora di più sulle potenzialità, sulle grandi qualità di Mike Maignan. Andiamo con il numero 2. Hanno giocato nel primo tempo Conti, poi nel secondo tempo ancora Conti, quando poi è subentrato Calabria. Conti 6,5, ha giocato una buona partita sia in fase difensiva, soprattutto ha messo i suoi soliti cross molto belli, anche in posizione defilata, anche dopo una corsa di 30-40 metri. Conti bene, Davide Calabria un 6 di stima, non è entrato quando la partita non, in quel momento non stava dando molto, e quindi un 6. I difensori centrali, mi è piaciuto come sempre molto bene la coppia Tomori-Romagnoli, ma anche la coppia Gabbia-Kalulu è stata una coppia decisamente attenta, decisamente puntuale. Tutti i giocatori meritano un 6,5, Tomori, Romagnoli, Gabbia e Kalulu. Tutti e quattro hanno giocato una partita attenta. Tanto è vero che il Milan in queste prime quattro partite ha subito un gol solo su calcio di rigore a Nizza, altrimenti la difesa ha sempre ben disimpegnata. Veniamo sulla fascia di sinistra, Balloture 6-6 con Matteo Hernandez. Balloture ha giocato una buona partita, non mostra ancora una tecnica sopraffina. Teo Hernandez ha giocato da 6,5, un po' egoista su una bellissima azione sulla destra, anomala sulla destra, ha messo il pallone non in mezzo ma cercando il portiere, ed è stato forse un po' egoista in questa occasione. Veniamo ai centrocampisti. Tonali bene 6,5, Pobega bene 6,5, hanno giocato una partita sicuramente migliore, soprattutto Pobega rispetto a quella di Nizza. Krunic ha giocato una buona partita, ma lo mettiamo proprio, sapete che io metto il migliore e ha fatto fatica, che fatica. Ecco, metto Krunic non perché abbia fatto fatica, non perché abbia sbagliato il rigore, ma ha commesso un fallo che avrebbe potuto costare tantissimo all'avversario valenziano, poi dandogli anche sulla reazione del giocatore valenziano, anche dandogli una manata, ma
è stato fortunato il giocatore valenziano, è stato fortunato anche Krunic, perché questi incidenti, questi falli così duri ovviamente creano danno a chi lo subisce, ma anche psicologicamente a chi lo crea. Quindi lo mettiamo ieri fra i meno bravi, solo per questo fallo, oltre che per il rigore sbagliato. Là a destra, ancora meglio Castiglieco, che però ha sbagliato un gol facile rispetto a Selemaker, che fa fatica in questo momento. Quindi un 6 di stima a Selemaker, anche 5 e mezzo, e un 6 a Castiglieco. Quella fascia va potenziata, va molto potenziata. Melalin non riesce a produrre grande qualità. Veniamo al migliore in campo, Diaz. Diaz ha giocato una grande partita, sfiorando anche il gol. Una grande partita non tanto sulle accelerazioni, le conosciamo bene, ma anche si è sforzato di andare a costruire palloni, andare a prendere palloni, a costruire azioni, molto più continuo che con l'inizio, sta crescendo la condizione. Bravo Brahim Diaz, un bel 10, non di voto ma per la maglia, bravo Diaz. Buona la partita anche di Daniel Maldini, soprattutto all'inizio, poi ha giocato anche molto sulla fascia di sinistra, che non è il suo ruolo di adozione, però continuano i progressi di Daniel Maldini, quindi un bel 6, 6, 6 e mezzo anche a lui. Sulla fascia, là davanti ha giocato Leao, autore di due o tre belle fughe, poi si è spostato anche a sinistra. È stato pericoloso, ha segnato un gol annullato, ma per fuorigioco inesistente. Quindi un Leao che vedo l'ora che giochi tutta la partita a sinistra con un vero centravanti davanti e potrebbe veramente cambiare tutto. Senza voto Giroud non è stato mai impegnato, non si è mai visto, anzi ha sbagliato uno stop neanche troppo difficile. Rebic, solito Rebic che ha impegnato il portiere, ma insomma in generale si è visto un Milan ormai dalla linea ben definita, un Milan che sa giocare. Ieri c'è stato un fraseggio che all'inizio ho detto: ma questo è il ricordo lucido di quel gol che tutti voi ricordate a Genova con la Sampdoria, con questo fraseggio a 4 concluso poi dalla girata di Shevchenko, protagonisti anche Serginho, ve la ricordate? Ecco, c'è stata un'azione che ha ricordato molto quelle prodezze a Genova contro la Sampdoria. Dunque un Milan che cresce, un Milan che ha giocato una buona partita, un Milan che oggi, questa mattina, si allenerà ancora a Valencia per poi ritornare. Voglio ricordare che ieri è stato anche il debutto da questo momento da responsabile di tutta la macchina Milan, Giorgio Furlani. Ieri era a Valencia, è stata la sua prima trasferta, ha seguito il Milan in altre occasioni, ma vista l'assenza di Ivan Gazidis, che continua ovviamente le sue cure a New York, Giorgio Furlani ieri ha debuttato da plenipotenziario in questo momento della macchina Milan. Vediamo adesso il Milan che si dovrà preparare bene per l'impegno con il Real Madrid, e probabilmente nel giro di 24-48 ore ci sarà l'addio, ma ne parleremo ancora meglio per il nostro amico vichingo Jens Peter Hauge. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi anche a YouTube di Carlo Pellegrini.